Radio Radicale, siamo con Giusy Bartolozzi, deputata di Forza Italia, ma che è magistrato, per parlare del comunicato dell'ANM sulle vaccinazioni, anche per parlare di una questione che ha attraversato il dibattito tra i gruppi parlamentari che riguarda la direttiva sulla presunzione di innocenza. Allora, come ha trovato il comunicato dell'ANM, le polemiche che poi ha scatenato anche il Partito Radicale è intervenuto con un comunicato su questo? Beh, la richiesta è una presa d'atto, l'ho vista, l'ho letta, insomma, la richiesta che fa l'ANM è quella di considerare magistratura e avvocatura una categoria, insomma, super partes in questo caso, perché a dire dell'ANM il servizio è essenziale e come tale richiederebbe una maggior tutela. Però, vero sarebbe nell'ipotesi in cui i procedimenti civili, penali, di qualsiasi genere di volontaria giurisdizione avessero corso in maniera regolare, mentre il dato di fatto è che oggi tutto avviene quasi tutto da remoto, con lo smart working, quindi insomma non c'è tutta allo Stato, ma anche nei trascorsi mesi, tutta questa esigenza avvertita. La considerazione è ancora più forte se la si lega poi al discorso che ancora gli ultraottantenni non sono vaccinati, che le categorie fragili non sono vaccinati, quindi non l'avrei fatta, ecco, non la condivido. Oggi non avrei avuto una posizione così netta e tranciante proprio in questo momento storico, a fronte, ripeto, di categorie che questo privilegio non hanno. È un diritto di tutti, si trasforma in privilegio quando viene fatto a discapito di categorie più deboli che invece lo necessitano. Quindi oggi bisogna pensare ad altri. Il rischio del rallentamento dell'attività giudiziaria c'era nel. Non credo proprio, non credo perché io avrei fatto una differenziazione, perché già la, diciamo, celebrazione del rito penale impone comunque per chi è avvezzo delle aule, insomma, di udienza penale una certa distanza tra parti, avvocato, quindi una giusta calendarizzazione, magistrato, una giusta calendarizzazione come viene attuata attraverso i protocolli della gestione delle udienze avrebbe comunque consentito, ecco, un distanziamento, avrebbe consentito il distanziamento all'interno delle aule di giustizia e quindi non necessitato questo vaccino. Le aule, là invece la celebrazione delle udienze civili poteva dare qualche problema in più, però ritengo anche nell'ambito del civile che una giusta e dovuta calendarizzazione, quindi una scansione temporale di udienza effettuata dai presidenti dei tribunali, avrebbe potuto garantire in luogo della vaccinazione che oggi viene fortemente invocata, quel distanziamento dovuto per evitare il contagio. Parlare di primarie esigenze di magistrati e avvocature in questo momento storico, insomma, non, con i vaccini che non arrivano, lo ritengo un po' troppo, ecco. Senta, in questi giorni si è parlato anche della direttiva europea sulla presunzione di innocenza che non era entrata nella legge di delegazione europea del 2017 e che c'è entrata adesso. Allora, c'è stato non so se quanto vero, uno scontro sul fatto di metterla o meno in questa legge di delegazione europea. Qualcuno aveva presentato anche degli emendamenti. Poi sabato scorso è stato raggiunto un accordo. Allora, volevo sapere se, fermo restando il principio costituzionale della presunzione di innocenza, vedo che ride, lei ritiene che sia stato un dibattito, cioè una tempesta in un bicchiere d'acqua? È proprio così, lei diceva a sorridere, se non avessimo le mascherine, chi ci ascolta noterebbe il sorriso perché insomma stiamo parlando, c'è stato un dibattito aspro, non aspro, lotte, non lotte, molto serrato, perché cosa? Per l'attuazione di quello che comunque è un principio che è recepito nella nostra Carta Costituzionale, quindi che governa il nostro sistema. Inserirlo nella legge di delegazione europea piuttosto che non nella legge delega penale che affronteremo a breve, inserirlo, anche l'opportunità di inserire un principio che, ripeto, è consacrato nella Carta Costituzionale, ma veramente in un momento storico come questo era necessario perdere, tra virgolette, il nostro tempo per occuparci di qualcosa che già, ripeto, è consacrato nella nostra Carta Costituzionale, secondo me no. La ringrazio della sua valutazione, ringrazio Giusy Bartolozzi di Forza Italia, membro della Commissione Giustizia e della Commissione Antimafia. Grazie. Grazie sempre a voi.